immersa nelle verdi pianure e circondata dalle sconfinate e suggestive risaie del territorio della Biandrina, sorge la cittadina di Vicolungo. La lunga e dritta via, costeggiata da un susseguirsi di case e che attraversa l'abitato come un fiume, sembra aver dato il nome al delizioso comune novarese. Buongiorno, sono il sindaco di Vicolungo, Marzia Vicenzi, amministro questo comune dal 1995. Geograficamente Vicolungo si trova all'intersezione di due importanti arterie viabilistiche che sono l'autostrada Torino-Milano e la Voltri-Sempione. Ci troviamo in provincia di Novara, in una zona prettamente agricola, quindi immersa nelle risaie, e siamo a un'ora dalla montagna, a mezz'ora dai laghi e dalle colline che sono vicino a noi 10 km dove si produce un ottimo vino. Le origini storiche di Vicolungo, così come tutto il territorio della Biandrina, sono molto antiche, tanto è vero che il borgo viene nominato già in un documento datato 962. La storia che dall'età medievale arriva al secolo XV, oltre a lasciare indelebili tracce della sua importanza, ha regalato al territorio vicolunghese un patrimonio artistico e culturale di gran pregio. Vicolungo è un antichissimo borgo della pianura risicola della provincia di Novara. Antichissimo borgo perché abbiamo delle testimonianze ancora in essere adesso, come il castello visconteo piuttosto che gli antichi oratori romanici campestri che risalgono all'anno 1000. Ma pensate, Sebastiano Vassalli, uno scrittore di fama internazionale, abitante appunto nel Novarese, proprio a pochi chilometri da Vicolungo, ha proprio ambientato a Zardino, un'antica località a 200 metri fuori dall'abitato di Vicolungo, il suo importantissimo romanzo La Chimera. E proprio lì, a Zardino, Antonia, la protagonista, ha vissuto momenti di pathos in questa località Zardino. Attorno a un noce venivano bruciate le streghe e così via. Preziosa testimonianza della storia del borgo novarese è senza ombra di dubbio il castello sforzesco situato nella zona centrale dell'abitato, con l'affaccio principale sul largo Garibaldi. Il maniero, databile intorno alla seconda metà del XV secolo, fu edificato in seguito ad una concessione del duca di Milano Francesco Sforza al feudatario di Landonia Antonio Rabozio. Purtroppo l'assenza di una documentazione antecedente il XV secolo non permette di conoscere l'esatta datazione del nucleo più antico del complesso. È possibile, tuttavia, assegnare una data ad alcuni edifici che compongono la struttura attraverso l'analisi delle murature. Le stanze del maniero, impreziosite da un complesso di splendide decorazioni in pieno stile barocco, sono poi coperte da soffitti a cassettoni lignei, decorati a stampino.
Lo splendido castello di Vicolungo rappresenta ancora oggi una realtà ed un mirabile esempio di architettura dell'età sforzesca, giunto pressoché intatto fino a noi. Anche il complesso di edifici religiosi sparsi nel territorio, oltre a costruire ulteriore testimonianza della ricca storia vicolunghese, concorre ad impreziosire il borgo. Situata al centro dell'abitato, in prossimità del castello, sorge la chiesa parrocchiale di San Giorgio. Le origini dell'edificio sono molto antiche, in quanto sembrava valida l'ipotesi secondo la quale esso derivi dalla presenza di una cappella castrense, inserita fra le strutture difensive di un castello o di una fortificazione, eretta dai Longobardi. Ancora oggi è possibile ammirare i tipici caratteri romanici, tra i quali spiccano gli archetti pensili collocati sotto la gronda del tetto, le porzioni di muratura a spina di pesce e una monofora. Di pregevole fattura sono le decorazioni esterne, un affresco della seconda metà del XV secolo raffigurante San Giorgio, il drago e la principessa e il frammento di un San Cristoforo con il piccolo Gesù. L'impianto architettonico interno presenta spazi asimmetrici in quanto, accanto all'antica e maestosa struttura della navata centrale, delimitata dalle laterali, da bassi pilastri cilindrici, senza base su cui appoggiano archi a tutto sesto, è stata aggiunta verso nord un'altra navatella. Degne di nota anche sono le opere marmoree e lignee custodite all'interno. Oltre all'altare maggiore, le navate laterali sono impreziosite dai settecenteschi altari della Madonna del Rosario e del Crocifisso che viene portato in processione con cadenza venticinquennale, evento di particolare trasporto emotivo per tutta la popolazione. Lungo la via 4 Novembre sorge il piccolo oratorio di San Sebastiano. La parte superiore della facciata esterna è decorata dalla raffigurazione dell'Annunciazione e di San Rocco, mentre l'interno è impreziosito dagli affreschi parietali, portati alla luce da un minuzioso lavoro di restauro conservativo. Raffiguranti San Giovanni Battista e forse San Defendente, che regge un castello. Ad ampliare il ricco complesso di edifici religiosi concorre anche la chiesa di San Martino, posta a sud del paese. L'edificio, edificato tra il 1175 ed il 1200, presenta una struttura ad unica navata, a pianta rettangolare. Di particolare interesse è sicuramente l'impianto iconografico presente all'interno. Esso è concentrato nell'abside e si sviluppa in quattro registri sovrapposti. Nel semicontinuo absidale spicca la figura del Redentore Benedicente,
mentre ai lati si sviluppano simboli del tetramorfo ai quali sono abbinati i quattro dottori della Chiesa occidentale, colti nell'atto di scrivere sotto la dettatura degli evangelisti. Al di sotto spiccano invece i profeti, gli apostoli e le opere di misericordia. Ai lati dell'abside sono posti infine l'Arcangelo Michele e la Vergine in trono con il bambino sulle ginocchia. Il ricco complesso di edifici religiosi di Vicolungo si conclude con la visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie nell'antico complesso fortificato de I Palazzi. Fondata nel 1591 dal nobile Enrico Gritta, la costruzione è composta di molteplici facciate di epoche diverse. Di notevole interesse è l'apparato pittorico che decora l'interno. Sulle pareti laterali dell'abside spiccano affreschi raffiguranti San Martino e San Giorgio a cavallo. La parte centrale è invece decorata con una Madonna in trono attorniata dai santi Giuseppe, Sebastiano e Giovanni e da un evangelista identificabile forse con San Germano. Altro elemento interessante è l'altare situato lungo il lato della navata, sovrastata da un ciclo di affreschi raffiguranti alcuni santi, tra cui San Lupo. Sullo stesso lato si apre poi l'accesso alla cappella seicentesca. Entrando nella cappella, subito si percepisce come questa sia nata attorno all'affresco della Madonna della Misericordia, lodata da dame e cavalieri, attribuita a Tommaso Cagnola. Il soffitto del piccolo locale è coperto da stucchi, sul quale in posizione centrale è collocata la figura del Padre Eterno, attorniata da quattro medaglioni dipinti, raffiguranti scene evangeliche. Il resto delle pareti sono impreziosite da un ciclo di affreschi di pregevole fattura, che rendono questa cappella una perla di rara bellezza. Oltre ad un patrimonio artistico e culturale di gran livello, Vicolungo ha saputo diversificare l'offerta turistica, aprendosi alla realizzazione di strutture di grande richiamo, capaci di valorizzare ulteriormente il borgo e di soddisfare un ampio target di riferimento. Vicolungo è molto considerata per noi come agenzia turistica locale della provincia di Novara perché è su un asse, un nodo molto importante, vicinissimo all'autostrada. A Vicolungo c'è Ondaland che richiama tantissimi turisti, tanti turisti di giornata, ma c'è anche un outlet che richiama visitatori a non finire. Ondaland viene definito oggi il più grande parco acquatico d'Italia, sia in termini di superficie, infatti la superficie è di 150.000 metri e di parcheggi, compresi i parcheggi. E, come numero di attrazioni ne abbiamo
24. C'è la piscina ad onde con variazioni sull'altezza delle onde, con un sistema computerizzato che può dare anche fino a 20 tipi di onde diverse, e poi ci sono gli scivoli. Wonderland è un parco per famiglia, avendo degli scivoli adatti anche ai bambini e avendo due piscine per bambini con i relativi scivoli fatti apposta per loro. E poi ci sono delle attrazioni tipo adrenalinico come l'Invertigo e il Blade Runner, che sono riservate a un pubblico più alto e molto d'effetto. Pensiamo che l'Invertigo parte da 16 metri di altezza per arrivare a zero nelle vasche di arrivo. Wonderland è sostanzialmente un'industria del divertimento, ha notevole ricadute sul territorio perché abbiamo qui 135 dipendenti che vengono assunti in zona, per lo più ragazzi giovani che quindi sono abilitati al primo soccorso, parlo dei bagnini. E poi c'è tutto l'indotto è stimato fra manutentori, giardinieri, impiantisti eccetera, arriva un altro 70-80 persone. Noi siamo aperti 3 mesi all'anno, però d'inverno si procede alle manutenzioni, quindi il lavoro è sostanzialmente continuativo per le ricadute sul territorio. Buongiorno a tutti, dunque ci troviamo a Vicolungo Outlets in provincia di Novara sull'autostrada Torino-Milano, uscita via Andrate. Sono Gianclaudio Marsiglio, mi occupo della gestione degli outlet della Nenver in Italia e vi do il benvenuto qui da noi agli outlet di Vicolungo. Mi è gradito fare una breve presentazione del nostro centro. Dunque, ci troviamo in un'area di circa 30.000 metri quadri di superficie commerciale, ci sono 132 negozi, 3.300 posti auto, un 15.000 metri quadri di area verde per accogliere i nostri clienti, un percorso lungo le vetrine dei negozi coperto in modo da garantire fresco e evitare la pioggia quando c'è maltempo, un ottimo livello di servizi in generale, abbiamo 4 ristoranti, un parco giochi per i bambini, una sala civica, un punto informazione turistico e altre cose che vi invito anche a scoprire sul nostro sito www.vicolungooutlets.com. Con l'apertura dell'outlet di Vicolungo abbiamo innanzitutto instaurato un'ottima relazione con il comune sempre di Vicolungo e con questo abbiamo implementato varie attività che hanno portato dei benefici ovviamente anche al territorio, tra queste sicuramente la creazione di quasi 1.000 posti di lavoro tra diretti negli outlet e indiretti attraverso i vari fornitori di servizio, oltre a una collaborazione con il territorio per promuoverlo, e questo avviene attraverso il punto informazione del comune, che oltretutto sposteremo, renderemo ancora più importante, più visibile, e attraverso delle collaborazioni che facciamo con le istituzioni, prevalentemente il comune di Vicolungo, che ci permette ovviamente anche di collaborare con la TL, con il circondario dei comuni di cui è anche presidente il sindaco di Vicolungo,
e con la provincia e anche con la fondazione Artispagus di Casal Beltrame. Io invito tutti a scoprire i nostri outlet, che oltretutto diventeranno ancora più grandi a partire dalla fine dell'anno 2010. Se volete scoprire tutte le attività legate sia alle attività commerciali sia al territorio, vi invito a visitare il nostro sito www.dicolungooutlets.com e soprattutto se volete essere informati sulle promozioni o varie situazioni che succedono qui da noi, iscrivervi alla nostra newsletter. Tutti a visitare questo centro e i paesi che sono limitrofi a noi, che hanno le medesime bellezze, in quanto è un comune dove è gradevole vivere, dove la qualità della vita è sicuramente favorevole e dove si può trovare di tutto, appunto dalle grosse firme presenti nel centro commerciale, la possibilità in estate di prendere sole e fare bagni nelle splendide piscine di Ondaland e soprattutto di visitare i nostri monumenti, di degustare i prodotti tipici della nostra zona, che sono la paniscia novarese, che è un risotto fatto con verdure e salumi, il gorgonzola che viene prodotto proprio a Novara e quindi la possibilità di acquistare in loco anche tutti questi prodotti che vengono venduti dai piccoli negozi presenti all'interno del comune. Storia, cultura, arte, immensi spazi verdi, delizie enogastronomiche, ma anche strutture ludiche e commerciali di grande livello fanno di Vicolungo un comune capace di incantare tutti i suoi visitatori, grazie anche alla calorosa ospitalità e alla genuina simpatia della sua gente.